Corleone Brand, l'innovazione della moda. Corleone Brand, il nuovo marchio del lusso, fascino, eleganza, solo per numeri uno. Corleone non è solo abbigliamento, ma uno stile di vita, l'innovazione della moda. Così recitava lo spot pubblicitario ideato dal cantante neomelodico Tony Colombo, che aveva in programma di promuovere il marchio di moda Corleone, chiaramente ispirato alla località siciliana notoriamente associata ai boss Totò Riina e Bernardo Provenzano. Tuttavia, il tentativo di successo del cantante è stato bruscamente interrotto il 17 ottobre scorso, quando lui e sua moglie, Tina Rispoli, sono stati arrestati in un'operazione antimafia che ha coinvolto altre 25 persone. Secondo gli investigatori, la coppia avrebbe assistito Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo, in operazioni di riciclaggio dei proventi della camorra. Tony Colombo e Tina Rispoli avevano già attirato l'attenzione in passato, specialmente per il loro sontuoso matrimonio tenutosi in piazza del Plebiscito a Napoli. Nel frattempo, secondo l'accusa della procura, Tony Colombo e Tina Rispoli avrebbero stabilito un legame non solo sentimentale, ma anche criminale. Il loro coinvolgimento nel mondo del crimine risale al 2017, quando si sarebbero coinvolti in un'operazione di fabbricazione di sigarette di contrabbando ad Acerra. Successivamente lanciarono il marchio di abbigliamento Corleone, ottenendo sponsorizzazioni anche da personaggi noti come Lele Mora. Queste attività erano svolte in accordo con il capoclan di Secondigliano, Vincenzo Di Lauro. Tony Colombo e Tina Rispoli godevano anche di notevole visibilità sui social network e avevano partecipato in diverse occasioni a programmi televisivi. Tale popolarità, in un certo senso, li aveva resi meno sospettati. Tuttavia, Tina Rispoli era già conosciuta negli ambienti della camorra per essere stata la moglie di Gaetano Marino, ucciso in un agguato sul lungomare di Terracina, Latina, nel 2012. Le indagini hanno beneficiato delle testimonianze dei pentiti, che hanno svolto un ruolo centrale nel caso. Uno dei primi collaboratori di giustizia a rivelare informazioni è stato Salvatore Tamburrino, l'uomo che nel 2019 ha commesso l'omicidio dell'ex compagna Norina Matuozzo a causa della fine della loro relazione. Dopo questo tragico evento, la sorella di Norina aveva espresso preoccupazione sul fatto che Tamburrino potesse collaborare solo per evitare l'ergastolo. Nel contesto del caso di Tony Colombo e Tina Rispoli, Tamburrino ha dichiarato agli inquirenti di aver appreso che Rispoli possedeva una considerevole quantità di denaro ereditato dal suo precedente marito, ucciso in un agguato. Ha fatto queste affermazioni durante la sua testimonianza come collaboratore di giustizia. Mi ricordo che nel 2012 e 2013, dopo la morte del marito, divenne proprietaria della piazza di spaccio che era stata dell'uomo. So anche che Tony Colombo venne picchiato dai fratelli Rispoli dopo che la relazione con Tina divenne ufficiale, ma sempre per una ragione economica, perché a quel punto Tina iniziò a finanziare Tony Colombo e non più i fratelli, e fu quindi messa fuori dalla piazza di spaccio. Per quanto riguarda la carriera di Tony Colombo, so che prima della relazione con Rispoli era pieno di debiti, poi è stato finanziato anche da lei. Questo aveva provocato la rabbia dei fratelli di Tina, tanto che a quanto pare uno di loro aveva dato fuoco alla macchina di Tony. Oggi, però, per l'arresto della coppia c'è addirittura chi esprime solidarietà, come la controversa star del web napoletana Rita De Crescenzo, detta la Svergognata. Smettetela di godere delle disgrazie degli altri. È successa questa disgrazia a Tony e Tina. Luana La Rosa, ex moglie di Colombo, aggiunge: vi prego, rispettate me e i miei figli in questo momento, senza scrivere nessun commento o mandare messaggi in privato. Nel silenzio e nell'umiltà vogliamo andare avanti. Nonostante sembri che la vita di Tony Colombo e Tina Rispoli fosse tutto tranne che modesta e discreta, data la loro tendenza agli eccessi e la partecipazione a eventi sfarzosi, il loro arresto continua a suscitare grande interesse e discussione.